Buongiorno, eccoci alla seconda parte dell'Open Day. Questa mattina abbiamo visto i corsi triennali e i corsi biennali. Adesso nel pomeriggio cominceremo con i corsi annuali. Io sono Stefano Tamiazzo, il direttore artistico della sede di Padova di Scuola Internazionale di Comics. Tra 10 minuti e un quarto d'ora circa cominceremo con colorazione digitale dedicato ovviamente ai fumetti, il corso di illustrazione digitale che è una continuazione, come dire, del corso di illustrazione tradizionale, il corso di modellazione digitale, il corso di web design e il corso di sceneggiatura esclusivamente per fumetti. Qualche minuto giusto per spiegare un po' che cos'è Scuola di Comics per le persone che non la conoscono. Scuola di Comics ha 10 sedi in Italia e una negli Stati Uniti. È una vecchia bottega artigianale, come dire, di vecchio stampo, per come dire, essere espliciti, nel senso che gli insegnanti di questa scuola sono dei professionisti del settore. Significa che oggi parleranno delle persone che fanno e si occupano di colorazione digitale, di illustrazione digitale, di modellazione, eccetera, eccetera, ed è il loro lavoro. Non è qualcosa che hanno semplicemente studiato, è qualcosa che fanno tutti i giorni, che è uno, anzi, forse il maggiore vantaggio per i nostri allievi, ed è quello per l'appunto di poter avere a che fare durante le lezioni con dei professionisti del settore che lavorano adesso, non 10 anni fa, 15 anni fa o anche semplicemente 5 anni fa, anche perché i software cambiano, ovviamente quando si parla di attività e in questo caso oggi pomeriggio parleremo di materie che hanno a che fare molto con i software per inciso. Si diceva l'importanza della bottega artigianale alla base, che sia come in questo caso ultimamente per questioni che conoscete bene tutti, online o che sia, si spera, il prima possibile in classe, il rapporto allievo-insegnante è alla base di tutto, un po' perché noi siamo molto fortunati, perché insegniamo una materia che amiamo moltissimo ed è lampante, lo sapete tutti, che avere un insegnante che ama ciò che insegna significa avere un insegnante, come dire, con la quinta innescata, con il piede sull'acceleratore. Non solo gli allievi devono essere, come dire, entusiasti della materia da studiare, ma anche l'insegnante è proprio come dire, uno strano miscuglio che dà per fortuna anche dei notevoli risultati. Come funziona a scuola in parole molto, come dire, brevemente? I corsi che, per esempio, i primi 3 corsi che presenteremo, colorazione digitale, illustrazione digitale e modellazione digitale, sono corsi che hanno una frequenza di un giorno alla settimana rispetto a quelli che abbiamo presentato questa mattina e quindi hanno anche un impegno minore, tra virgolette, perché non sono 2 giorni ma uno solo, anche un costo minore, ovviamente. Però questo non significa che durante la settimana non si debba lavorare, anzi tutt'altro, diciamo che nelle 3 ore di corso si dà il metodo. Quel metodo poi deve essere, come dire, rimesso in gioco ogni giorno per poi arrivare alla lezione che verrà la settimana dopo e poterne discutere con gli insegnanti, capire se ci si è spinti un po' troppo oltre, se si è andati al giusto ritmo, se si è imparato qualcosa addirittura in più, se si è imparato purtroppo qualche cosa in meno e quindi rimettersi in carreggiata. Ma diciamo che non dovete essere, come dire, non dovete pensare che un giorno alla settimana significhi lavorare poco, anzi, è proprio il metodo. Poi c'è l'altra parola che un po' non piace troppo, ma che è la disciplina, che è invece qualcosa che dovete mettere voi, perché è qualcosa che ha a che fare con la quotidianità, con il metodo, con il fatto di applicarsi. E questo chiaramente ha una chiave di volta che è scegliere una materia che ami studiare. Se penserete solo che cosa farò del mio futuro rispetto a, per esempio, che cos'è il mercato, che cosa farò, secondo me farete quasi sicuramente uno sbaglio. Bisogna scegliere una materia che si ama molto, perché solo amando una materia in modo particolare si riesce poi a andare oltre la frustrazione.
che arriva in tutti i campi. Però se tu ami la materia che studi, il lavoro che e lo trasformi in un lavoro che ti piace, beh, diciamo che la frustrazione diventa semplicemente un dettaglio tecnico, un problema tecnico da sormontare, e noi a scuola quello vi insegniamo: ad andare dal punto A al punto B il più dritti possibili, possibile. Se vi, come dire, trovate qualche problema, avete nei vostri insegnanti, come dire, una spalla solida su cui appoggiarvi per andare dritti a bersaglio, anche perché oggi parleremo con Andrea Rossetto e Massimo Malosso, non sarà presente Simone Arena perché il tempo è molto, come dire, molto concentrato e quindi non riusciamo a ospitare tutte le persone che fanno parte del corpo docente, ma lo incontrerete. Va anche detto che poi Simone è un ex allievo di scuola, con grande orgoglio, e poi è ritornato a essere, come dire, un insegnante di questo gruppo. C'è la possibilità di scegliere fra 3 turni: o il mattino dalle 10 alle 13, o il pomeriggio dalle 15 alle 18, o la sera dalle 18:30 alle 21:30. La lezione è la medesima, l'insegnante è lo stesso, però ognuno di voi ha degli impegni di lavoro, di studio, di scuola, o degli impegni che già solo lui sa, per cui è possibile scegliere il turno. Io vi ricordo che non sono tanti i posti, inteso che sono 12 al mattino, 12 al pomeriggio e 12 alla sera, però io vi ricordo che a Scuola Comics a Padova arriva tutto il Veneto, il Friuli, il Trentino Alto Adige e Bologna-Ferrara risalendo in alto, visto che Padova è uno snodo ferroviario fondamentale. Quindi vi ricordo che possono sembrarvi tanti posti, ma non sono poi tanti, soprattutto se il vostro obiettivo è venire al mattino piuttosto che al pomeriggio perché avete un part-time o studiate all'università o un qualsiasi altro impegno. Per questioni proprio storiche e di esperienza, vi suggerisco, per chi decidesse di venire al mattino, di non aspettare troppo, perché sono i turni che vanno via alla velocità della luce. Per intenderci, negli anni passati, entro un mese dall'inizio delle iscrizioni, e noi cominciamo a maggio a fare le iscrizioni, alcuni corsi al mattino sono finiti in 4 settimane, che è una cosa un po' che fa impressione anche a noi, perché mancano parecchi mesi poi alla data di inizio dei nuovi corsi, che è a metà ottobre, per intenderci. Voi, per cui acquistate per il corso di illustrazione, colorazione e modellazione, 32 settimane di lezione, quindi 32 lezioni da 3 ore. Che ci siano in mezzo le festività di qualsiasi tipo, sempre quelle rimangono le ore di lezione, quindi nessuno perde nulla. Come sapete bene, vista la pandemia, noi ovviamente preferiremmo essere in classe, ma nel caso dovessimo essere ancora, o dovesse esserci qualche problema sempre legato appunto a vari lockdown, potremmo fare le lezioni comunque online senza che nessuno dei nostri allievi perda nessuna lezione, tempo, e quindi procedendo e andando avanti. Chiaro che stare in classe è una cosa molto più divertente, molto più piacevole e decisamente molto più interessante. Io vi ricordo, prima di lasciare la parola ai nostri amici del corso di colorazione digitale, che esiste l'orientamento gratuito da maggio. Significa che dando un colpo di telefono, mandando un'email, io consiglio sempre un colpo di telefono perché è molto più semplice, senza nessun tipo di impegno, ben inteso. Nessuno vi richiamerà, a meno che voi non vogliate essere richiamati. C'è la possibilità di visitare la scuola, di poter vedere le aule, i mezzi, di poter soprattutto parlare una mezz'ora circa con me, riguardo a un corso specifico, e quindi chiarirvi, tutte, come dire, tutte le idee, fare tutte le domande che ritenete utili. Io vi ricordo anche che questo, sia l'open day di questa mattina che questo pomeriggio, rimarrà come visibile sulla sezione video del profilo Facebook di Scuola Internazionale di Comics a Padova. Quindi, per eventualmente chi non avesse visto, volesse risentire certe informazioni, beh, è semplice, può rivederlo semplicemente cliccando sul play e può riguardarlo come se fosse un DVD all'infinito. Dicevo, l'orientamento gratuito da maggio. Noi abbiamo anche la fortuna, ovviamente, di avere una sede strepitosa, perché è una vecchia fabbrica degli anni 20, con grandi spazi, grandi, come dire,
aule molto spaziose, qualcosa come quasi 200 computer fra Mac e PC, tutti i programmi relativi ufficiali, grandi plasma e grandi video su cui poter rivedere quello che fanno gli insegnanti, quindi speriamo di poterci rivedere al più presto, come dire, in classe. Ovviamente potete fare tutte le domande che volete in chat oppure anche più tardi. Io credo di aver detto un po' tutto, diciamo, in maniera molto sintetica. Vedo nello streaming e li aggiungo i miei compagni di avventura, che sono Andrea Rossetto, che saluto. Ciao Andrea. Ciao a tutti, buongiorno. Perfetto. E anche Massimo Malosso. Ciao Massimo. Massimo, non ti sentiamo, devi sbloccare il tuo audio. Buongiorno a tutti. Ciao, e qui approfitto anche per dire, perché è già successo, che Massimo, per esempio, è un ex allievo non tanto della sede di Padova, ma di una sede, perché la scuola l'ha fatta, credo, una ventina abbondante di anni fa, forse. Sì, non ti intristire troppo, perché alla fine sei ritornato in sede. Insomma, sono due colleghi di Scuola Comics con grandissima esperienza, nel caso di Massimo, proprio come colorista e non solo, in realtà lavora su moltissime cose oltre i progetti a fumetti. Nel caso di Andrea c'è anche invece un'attività di disegnatore molto attiva, oltre che di colorista. Amici, sono le 14:56, io con qualche minuto di anticipo vi lascio la parola, perché siete più interessanti di me. In questo caso ovviamente parliamo del corso di colorazione digitale, colorazione per fumetti. Il corso andrà da venerdì, dalla metà di ottobre. E quindi, amici, io mi escludo dallo stream, mi rivedrete fra 20 minuti come una mannaia, a dirvi che toccherà Alberto Dallago di parlare del corso dopo. Vi lascio la parola e sapete che rimango in regia per aggiungere, come dire, immagini e condividere tutto quello che volete. A prestissimo. Beh, allora comincio io. Benvenuti a tutti. Appunto, io sono Massimo Malosso e di lavoro faccio il colorista. Colorista, grafico, illustratore, come diceva Stefano, appunto, lavoro in diversi campi. Cos'è il colorista? Forse è la prima domanda a cui dovremmo rispondere, perché non tutti sanno che per realizzare un fumetto come questo che state vedendo adesso, servono almeno tre figure importanti: lo sceneggiatore, cioè colui che scrive la storia, il disegnatore, colui che la disegna, e il colorista, quello che la colora, mette i colori. Ovviamente in molti fumetti può succedere che il disegnatore sia anche il colorista, però siccome questo è un mercato molto vasto e molto attivo, per riuscire a restare nei tempi di produzione, che a volte sono molto stretti, c'è proprio questa figura apposita che va a sistemare il colore. Adesso, detta così, è anche un po' semplicistica, perché in realtà il colorista ha un grosso ruolo. Solitamente fumetti come questi, vedete, ve li faccio vedere, perché questi sono dei fumetti in edizione francese, molto belli, molto grandi, sono differenti da quelli che di solito vediamo noi in Italia della Bonelli, che sono quasi sempre in bianco e nero. Sono fumetti con un disegno solitamente in linea chiara, cioè solo con il contorno, e quindi la parte di colore ha uno spazio enorme. Questo spazio non serve solo a mettere i colori, ma bensì a gestire le ombre, le luci, le texture, l'atmosfera. E quindi il compito del colorista è dare un po' vita a questi fumetti. Infatti anche un mio professore diceva sempre che un disegno discreto con un buon colore può diventare un ottimo prodotto. Un disegno bellissimo con un brutto colore diventa un pessimo prodotto. Quindi, insomma, anche noi abbiamo la nostra grossa responsabilità in questo lavoro.
Per questo è stato creato un corso apposito. Abbiamo pensato a un corso per creare una figura professionale di colorista. Perché dico figura professionale? Perché molti di voi, se siete appassionati, avrete già provato a colorare dei vostri disegni, ma per farlo in appunto una maniera professionale, cioè per riuscire veramente a trasformare questo in un lavoro, bisogna avere delle conoscenze sia tecniche sia teoriche proprio riguardanti il colore. Quindi va benissimo farlo in maniera amatoriale, però serve quella guida che vi dia la possibilità poi, quando andate veramente a lavorare, di riuscire a parlare e a scambiare opinioni con un editore, lo sceneggiatore, con il disegnatore, con il tipografo, e quindi tutta una serie di nozioni tecniche molto importanti. Perché appunto è un lavoro, quindi per essere un lavoro va eseguito in tempi ottimali e con qualità altissima. Ricordatevi che adesso molte persone sanno usare rispetto a prima i computer, e quindi la concorrenza è tanta. Giustamente non ho detto che il corso di colorazione digitale è fatto appunto utilizzando mezzi digitali quali Photoshop, Clip Studio Paint, cioè dei programmi creati per poter gestire non solo le fotografie ma il colore in generale. Strumenti che andremo a utilizzare in questo corso saranno appunto all'inizio Photoshop come software e come hardware, oltre ai nostri Mac di scuola, queste che vedete sono delle tavolette, nello specifico questa è una tavoletta Wacom, e queste tavolette, questo cursore, ci permette di andare a lavorare simulando quello che è un pennello. Anzi, simulare ormai è riduttivo, lo va proprio a tradurre in un pennello digitale, tanto più che da quest'anno abbiamo cominciato all'interno del corso a fare anche proprio delle lezioni di inchiostratura digitale. Quindi immaginate, si riesce proprio ad andare a inchiostrare, a fare della line art nera, bella, precisa e pulita, semplicemente dal PC, senza più l'utilizzo dei supporti cartacei. Il digitale ovviamente ha preso piede enormemente in questo mercato, perché ha diverse funzioni che permettono di velocizzare il lavoro. Prima tutti i fumetti erano colorati con acrilici, acquerelli, con altre tecniche pittoriche tradizionali, che ancora adesso sono bellissime, però rispetto al digitale sono meno funzionali, non tanto nei tempi di produzione, che potrebbero anche essere gli stessi, ma soprattutto nelle modifiche, nella possibilità di inviare i file, nella possibilità di duplicare delle parti, insomma va a ottimizzare il digitale tutto quello che è il lavoro. Ci tengo a dirlo perché in realtà questo corso appunto vedrete che c'è una differenza, cioè il computer non fa tutto il lavoro, ma bensì aiuta il lavoro. Quindi dobbiamo avere delle conoscenze teoriche molto buone, molto solide, cioè dobbiamo saperlo fare quel colore anche in tradizionale, per poi portarlo in digitale e ottimizzarlo. Ora cerco di spiegarmi anche un po' meglio. Cerco di condividere lo schermo. Ora spero che il nostro direttore mi confermi che sto condividendo lo schermo. Forse no. Ci sei, Massimo, si vede, devi entrare nella cartella, ma ci sei. Ci siamo? Perfetto. Benissimo, grazie Stefano.
Allora, come vedete, ho fatto delle slide per farvi capire un po' meglio qual è il nostro lavoro. Tutti questi sono è un middle di varie colorazioni che ho fatto per fumetti francesi e italiani come messaggero, giornalino. Eccolo qui il lavoro che andremo a fare noi. Torniamo indietro. Noi passiamo da questo, che è appunto il disegno in bianco e nero di cui vi parlavo prima, a questo. Ora, capite bene che è un po' scioccante, no? Questo passaggio, perché vedete una linea chiara, un fumetto in linea chiara, così il colorista deve mettere tanto del suo. Non solo scegliere appunto i colori, ma come creare la profondità, quali colori mettere in primo piano, che colore assegnare ai personaggi per renderli buoni, cattivi, avventurosi, eccetera. Come gestire tutto il paesaggio, i cieli, oppure i vari dettagli, come possono essere i metalli o le tende. Cioè, ogni scelta in questa pagina non è casuale. E bisogna poi adattarsi anche al tipo di disegno di disegnatore, al tipo di stile, al racconto della favola. E quindi a volte essere un po' più semplici, a volte più pittorici, sempre cambierà a seconda, come vedete anche qui siamo passati da atmosfere in alba o notturna. A questo invece dove c'è un'atmosfera al giorno, dipende da tanti fattori, dalla sceneggiatura, da cosa vuole la casa editrice, dalla storia stessa, se è una storia comica oppure un po' più realistica. Un fumetto di guerra. Ad esempio, quando ho dovuto fare questo, sono stati diversi gli interrogativi. Chissà com'erano le divise. Quali colori rappresentano meglio la seconda guerra mondiale o anche semplicemente che colore dare alla neve, perché la neve quando si colora non è bianca. In questo caso, ad esempio, c'è una neve che è un giallino molto molto leggero, non si nota perché la quantità di colore non permette di notarlo, sembra bianca ma non è perché il bianco è questo. E poi sono state create delle ombre estremamente fredde, quasi blu. Vedete anche come cambia totalmente la gestione della luce verso l'interno. Massimo, scusami, ti chiedo se è possibile anche stringere ogni tanto e fare una zoomata, perché ovviamente nella visione completa di entrambe le pagine si perde molto della qualità del lavoro, però se ti capita e vuoi fare qualche zoomata per far vedere un po' più nel Sì, dettaglio. guarda, adesso stavo passando proprio a far vedere, visto anche che il tempo scorre estremamente velocemente, un file. Ecco, questo che adesso andrete a vedere quando ho finito di cliccare è una tavola a fumetti e quello che vedete è proprio l'interfaccia di Photoshop. Il corso principalmente è diviso in due parti, una parte più tecnica, diciamo, che è quella che faccio io, cioè l'introduzione all'uso del software. Non so se Stefano l'aveva già detto, ma partiremo tutti con un livello zero, in modo da poter parificare nei primi mesi le conoscenze di tutti e poi dedicarci alle cose, io direi, più impegnative, che sono proprio la teoria del colore, la chinatura, insomma, mettere in pratica quello che abbiamo imparato. Quindi nella prima fase, come vedrete, io nello specifico vi insegnerò a utilizzare Photoshop, cioè a utilizzare questa interfaccia, tutti questi strumenti, le finestre dei livelli che state vedendo, per poter creare un file ordinato come questo. Ora
Ora, scusate, c'è un po' di ritardo dovuto al collegamento. Torniamo un po' meno. E cosa vuol dire un file ordinato? Vuol dire riuscire a creare un file che da questa, che è la nostra partenza in bianco e nero, è diviso in tante parti. E quindi noi vedremo tutta una serie di livelli. Questi che sto cliccando ora sono tutti dei livelli. Come vedete, ogni gruppo di livelli è suddiviso per argomenti. Riuscire a gestire questi argomenti in maniera logica, e quindi avere da una parte il colore piatto, da una parte le ombreggiature, da una parte luci e colori e addirittura chine colorate, ci dà l'idea di quello che sarà il lavoro definitivo e soprattutto professionale. Perché, come vedete, in qualsiasi momento io posso spegnere uno di questi livelli e quindi gestire una parte specifica del lavoro rispetto a un'altra. Questo mi permette che quando il mio editore mi chiederà una modifica o quando dovrò fare più prove di questo lavoro, riuscirò a farlo in maniera efficiente e veloce. Ecco, questo in soldoni è il lavoro che andrete a fare e soprattutto il lavoro che andrete a fare con me. Dopo questa fase in cui io vi avrò spiegato, o almeno cercherò di spiegarvi, tutto quella che è la parte tecnica, la parte appunto di Photoshop, comincerà Andrea Rossetto e poi ci sarà Simone Arena e Andrea comincerà gestendo la teoria del colore e introducendovi anche a altri programmi come Clip Studio Paint. Praticamente nella prima parte con me vedete come si fa il lavoro e poi con Andrea, che oltre a essere un bravissimo colorista è un super disegnatore, quindi avete anche la doppia valenza, avete proprio il lavoro completo, andrete a fare quelle prove di colore nei vari mercati. Però adesso lascio che questa parte la gestisca Andrea, quindi passo la parola prego Andrea. Grazie. Sì, scusami, io intanto mi tolgo dallo streaming e lascio la parola ad Andrea, tolgo dallo streaming anche Massimo. Abbiamo fatto tutto noi. No, ma dai tranquillo, ci rivediamo fra qualche minuto per salutarci. E vai Andrea. Bene, come diceva Massimo, giustamente io entro più o meno a metà corso per fare la parte un po' più divertente, se vogliamo, quindi quella riguardante la parte creativa e quindi la stesura del colore su varie tavole e anche per vari mercati. Giustamente Massimo però fa una parte importante che è quella preparatoria, quindi gli allievi arrivano in questo momento, quando arrivo io, sapendo come impostare il file, conoscendo il programma, e quindi si può fare un lavoro di un certo tipo, organico. E, inoltre, subentro io perché poi faccio anche un discorso in più su Clip Studio Paint. Quindi Massimo parla di Photoshop e parla di una tecnica poi che va utilizzata anche in Clip Studio Paint, che è un altro programma che si è deciso di implementare nel corso di colorazione, perché è diventato il programma ormai più utilizzato nel campo del fumetto, perché è nato proprio come programma specifico per il fumetto. Quindi ci sono tutta una serie di features che rendono il lavoro molto più spedito e professionale. Quindi nell'ottica di preparare una figura professionale, l'utilizzo di questo software ci è parso ormai necessario.
Detto questo, appunto, io farò un lavoro passo passo con gli studenti, quindi prenderemo delle tavole di fumetto, delle illustrazioni in bianco e nero, e io andrò a colorarle mostrando il procedimento, mostrando le scelte cromatiche che stanno alla base del lavoro, quindi spiegherò perché faccio determinate scelte e non altre. E mentre io faccio il lavoro, gli alunni lo faranno assieme a me, spero in aula, come un po' abbiamo fatto comunque quest'anno, per quanto è stato possibile, e così possono fare le cose passo passo, appunto, con me, che poi posso anche correggerli. Velocemente mostro alcune immagini, se Stefano può far partire la slide. Benissimo. Quindi, parlando appunto di scelte cromatiche, parlerò un po' di vari aspetti del colore legati al fumetto. Quindi, ad esempio, un po' ne aveva già parlato Massimo, che tipo di colore scegliere in base al disegno. Quindi un disegno più realistico e dettagliato avrà bisogno, come in questo caso, nell'esempio di destra, di una colorazione più dettagliata rispetto a una colorazione più sintetica. Oppure parleremo dell'importanza di mettere dei valori tonali corretti che permettano una visione facile delle immagini. Quindi, ad esempio, quando c'è poco contrasto, come negli esempi qui di sinistra, i soggetti non si vedono bene, soprattutto i volti è importante mostrarli. Mentre dove c'è contrasto, come ad esempio in questo caso con il personaggio in primo piano che è più scuro rispetto a quello, allo sfondo dietro, le cose funzionano. Parleremo appunto, come detto, di separazione dei piani anche attraverso altri utilizzi del colore, come ad esempio tonalità calde e fredde, o tonalità o colori saturi e meno saturi. In questo caso, ad esempio, abbiamo colori saturi e caldi per le figure in primo piano e desaturati e più freddi per le figure per lo sfondo. Ad esempio, un'altra cosa di cui parlerò è la prospettiva aerea, quindi tutti gli elementi più lontani tendono ad essere più chiari, quindi anche qui, vedete, sono tutte scelte cromatiche che bisogna conoscere per affrontare una colorazione efficace. Ad esempio, anche questa è una cosa molto interessante, come ad esempio nel mercato dei supereroi, i personaggi positivi hanno solitamente i colori primari, giallo, blu, rosso, mentre i personaggi solitamente cattivi hanno i colori secondari. Dopodiché, appunto, passeremo alla realizzazione, attraverso tutte queste conoscenze, di varie tavole indirizzate al mercato americano, francese, italiano. Qui vi mostro in velocità alcuni lavori degli studenti, quindi questi partendo da disegnatori anche famosi, gli alunni appunto avranno modo di provare la loro colorazione e in maniera anche, vedete, molto efficace. Quindi, ecco, la cosa che mi piace di questo corso è che è un corso in cui si vedono i risultati. Quindi, io ho visto, mi ricordo, un'alunna che aveva iniziato il corso non sapendo quasi niente di computer, non dico nemmeno accenderlo, ma insomma forse poco ci mancava, e alla fine del corso riusciva in autonomia a colorarsi le sue tavole di fumetto. Quindi questo è come l'avete visto, insomma, da questi esempi, insomma, sono la prova che le cose funzionano. E parlavamo anche prima dell'aggiunta di Clip Studio anche per un po' il discorso china. Quindi faremo anche, partendo da alcune matite, come in questo caso, faremo alcune lezioni di china digitale in cui appunto andremo a mettere i neri, che definiscono il colore, e nel 90% dei casi i fumetti vengono, scusate, il colore, il tratto, nel 90% dei casi comunque i fumetti sono ancora fatti matita, china e colore. E quindi avremo un po' tutto il pacchetto completo, insomma, per dalla A alla Z, veramente. Queste tavole qui che vediamo
sono colorate da una ex allieva ed è un fumetto che io ho disegnato, è uscito a ottobre 2020 in Francia, come potete vedere. Insomma, gli insegnamenti hanno dato i frutti sperati e quindi insomma, lavora anche per la Bonelli questa nostra ex studentessa, insomma, Alessandra Baccaglini, molto brava. Benissimo, Andrea, sei stato... Insomma, le immagini parlano da sole, penso. Sì, sì, decisamente, decisamente. Io, ragazzi, vi ringrazio. In realtà è andato il tempo, è andato via la velocità della luce, soprattutto quando si vedono dei lavori. Prego, proprio 10 secondi massimo. 10 secondi, volevo aggiungere che appunto questo corso non è solo un corso di colorazione alla fine, ma è un corso che comunque vi permette di imparare dei software di grafica in maniera professionale, quindi poi si può adattare a tantissimi altri campi di lavoro, perché come io e Andrea lavoriamo per pubblicità, per studi di architetti, quindi non limitatelo solo al corso, pensate, non solo ai fumetti, perché poi può avere tante altre estensioni. Ovviamente è progettato per quello scopo, ma è utile per tante altre cose. Ecco. Benissimo. Ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, speriamo, come detto a tutti, di rivederci presto in classe e a fra poco. Ciao, buona giornata, ragazzi. Saluti a tutti. Ciao. 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 Benissimo, adesso aggiungiamo il nostro insegnante Alberto Dallago. Ciao, ciao Alberto, ciao, benvenuto. Stai, bene, bene, ci siamo già visti questa mattina, perché sì. Alberto, oltre a insegnare al corso di Concept Digital Illustration per videogames, è anche, diciamolo pure, il boss incontrastato del corso di illustrazione digitale, che io vi dico è anche un corso che è un compendio a un corso di illustrazione, che è quello triennale. Se si fa il corso di illustrazione digitale in concomitanza o del primo o del secondo o del terzo anno, si risparmia una fetta di denaro non indifferente, proprio in virtù del fatto che si fanno due corsi. E chiusa questa questione meramente economica, ti lascio, come dire, la parola per illustrare il corso. A presto, certo, ciao. Stefano, grazie mille, ciao a tutti. Allora, benvenuti a questo corso di illustrazione digitale. È un corso singolo, come diceva Stefano, dura un anno e si rivolge principalmente alle persone che vogliono diventare illustratori, diciamo, professionisti e anche non, però utilizzando degli strumenti che sono appunto non convenzionali, cioè anziché utilizzare strumenti come la matita, appunto, o l'olio, i colori, diciamo, che tutti quanti conosciamo, utilizziamo degli strumenti un po' particolari, una penna ottica, una tavoletta grafica e un programma di pittura, che in questo caso è sempre Photoshop. Come hanno abbondantemente prima anticipato i miei esimi colleghi, Photoshop è un programma molto versatile, che consente appunto di spaziare dal, diciamo, line art o dal disegno, diciamo, con la linea, alla pittura vera e propria. E nel nostro caso è proprio il focus di questo corso. Quindi, per mia esperienza, ho visto che il corso in realtà si muove un po' trasversalmente come target, nel senso che, sì, come diceva Stefano, può essere l'ideale chiusura di un corso di illustrazione tradizionale, quindi chi è già esperto in qualche maniera cambia approccio, diciamo così, e anziché utilizzare appunto gli strumenti analogici si mette alla prova con qualcosa di diverso. Ma chi, non dico che non abbia mai disegnato, ma è alle prime armi, può effettivamente imparare qualcosa di nuovo in questo corso. Nel mio piccolo io mi occupo di illustrazione legata al fantastico, quindi il mio core business è quello di creare illustrazioni, diciamo, per il mercato del gaming, quindi giochi di ruolo, giochi da tavolo, libri game, anche se comunque mi è capitato di fare delle, insomma, incursioni nell'ambito della narrativa per ragazzi e per adulti. Poi magari vediamo qualche esempio giusto per contestualizzare un po' insomma, quello, insomma, ciò che ho prodotto. L'illustrazione, appunto, e poi insomma partiamo con delle immagini, è qualcosa che può essere, diciamo, declinato in diversi settori, quindi partiamo appunto dal settore del gaming, come dicevo prima, fino ad arrivare appunto, non so, al settore della pubblicità, della narrativa, della grafica, cioè della pubblicità in generale, ma anche del cinema o dei videogames, come ho spiegato questa mattina, avvalendosi della figura del concept artist. Per quello dicevo che concept art e illustrazione sono in qualche maniera imparentate. La cosa che premetto, che secondo me è più importante, è che effettivamente il
il corso ha lo scopo di tranquillizzare, diciamo così, chi ha un atteggiamento un po' sospettoso nei confronti del digitale. Mi capita di fare, diciamo così, degli interventi o di parlare con dei ragazzi che hanno sempre lavorato esclusivamente in tradizionale, quindi il loro atteggiamento è un po' della serie: ma cosa ci aspetta? A questo punto vediamo subito, condivido un secondo il monitor e vediamo che cosa vi aspetta esattamente. Ok. Scegliamo questo. E come sempre, Stefano, se gentilmente mi confermi di vedere. Sì, guarda, arriviamo fantastico. Subito. Ci Perfetto. Siamo. Eccoci qua. Vedi l'immagine di un drago? Direi che si vede benissimo. Perfetto. Allora, ho raccolto un po' di illustrazioni per far vedere, diciamo, intanto per rompere il ghiaccio con quella che è la pratica, no? Di questo dell'utilizzo del digitale. E quindi vedete che si possono fare illustrazioni, diciamo, un po' più, come dire, sontuose, classiche, fantasy, realistiche come questa, oppure illustrazioni, diciamo, che parlano a un target diverso. Queste sono illustrazioni per ragazzi, però la cosa interessante è che questo illustratore, per esempio, diciamo che arriva dal tradizionale, cioè nel senso che dall'utilizzo di strumenti tradizionali ha cercato di mutuare il suo stile nel digitale, a mio avviso riuscendoci molto bene, ed è uno degli illustratori che porto sempre come esempio. Quel sapore tradizionale riesce a essere, cioè pittorico, riesce a essere trasmesso anche tramite l'utilizzo di un programma di pittura. Oppure abbiamo artisti che, diciamo, sempre sul figurativo, concretizzano e confezionano immagini diciamo diverse, quindi con non so, un'attenzione per il ritratto, per determinate pennellate, addirittura arrivando a cose, a effetti, cioè a risultati così particolari dove c'è questa spigolosità, diciamo così, evidente. Io prendo questi esempi perché il messaggio che voglio mandare è che il percorso di sperimentazione di un artista, diciamo che secondo me non deve conoscere ostacoli, cioè può passare sia per il tradizionale che per il digitale. E questo ne è un esempio. Questo è un illustratore che si chiama Sergei Kolesov ed è, diciamo, un bravissimo illustratore che lavora nel ramo del gaming, però diciamo ha avuto un'evoluzione stilistica davvero importante, quindi facendo cose diciamo realistiche, soggetti abbastanza bizzarri, un po' weird, però ecco, è arrivato poi ad affinare il suo stile, il suo tratto in questa maniera. Oppure abbiamo cose del genere, dove il figurativo diciamo va a braccetto un po' con quello che è il pattern grafico, quindi tutte cose riproducibili con il digitale, però chiaramente con un minimo di consapevolezza e di allenamento. Un altro interessante aspetto del digitale, secondo me, è che può essere utilizzato come riscaldamento, che non vuol dire che dovete mettere la tavoletta bruciarla o l'iPad, ma semplicemente utilizzare i vostri software e i vostri supporti come metodo di esercizio, diciamo così. Quindi prendere, non so, un iPad o una tavoletta grafica e fare un po' di studi anatomici, studi colore. E quindi molto molto confermo che è molto utile da questo punto di vista. E per chi si stesse domandando, diciamo così, ma allora che ne è della narrativa per ragazzi, ecco che il digitale in questo senso può diventare anche un paradigma di stile proprio per in questo settore e in questo campo. Infatti, diciamo così, mi accodo a quello che stavo dicendo prima, il goal di questo corso non è tanto convertirvi al digitale o convertire gli studenti al digitale, quanto quello di mostrare che il digitale è semplicemente uno strumento nelle mani di un illustratore o di un disegnatore, che però non può funzionare se non, diciamo, non c'è quella sorta di corpus di argomenti, di regole che vengono poi insegnate nelle accademie, quindi sia nel tradizionale, parlo di illustrazione o di fumetto, e applicate ovviamente e studiate anche nel digitale. Per esempio, faccio vedere giusto qualche immagini del genere, che sono quelle che invece faccio io, e appunto si parlano, diciamo, un pubblico appassionato di gaming, in questo caso di libro game e di fantasy. Comunque sono immagini che io ho elaborato sempre, diciamo così, con un minimo di attenzione a che cosa? Alla composizione, alla prospettiva, all'anatomia, al colore.
È chiaro che l'aspetto interessante è che con Photoshop si possono ottenere dei risultati, secondo me, sia molto vicini allo stile pittorico, sia possono essere in qualche maniera, cioè si può aggiungere un plus, che è quello dell'effetto un po' cinematografico, che funziona molto in un certo tipo di settore, e ripeto, in questo caso il settore del, diciamo, del... ludico, chiamiamolo così, che tra l'altro è molto in espansione in questi ultimi anni, richiede proprio questo genere di immagini un po' così spettacolari, con questi colori molto forti. Come è strutturato il corso? Il corso di base è strutturato appunto in 32 lezioni, frequenza una volta alla settimana, il giorno è venerdì, chiaramente sempre nelle tre fasce previste dalla scuola, e si struttura in questa maniera, diviso, diciamo, idealmente, possiamo dire, in tre segmenti. Il primo segmento parte proprio dalla base ed è effettivamente un'apertura al mondo di Photoshop, rivolta a tutte le persone che o non lo conoscono, o lo conoscono appena appena, lo conoscono comunque abbastanza bene, però di fatto io parto da zero, in modo che tutti quanti abbiano la possibilità di capire qual è la struttura di Photoshop, quali sono gli strumenti che di fatto utilizzeremo, perché dicevo prima che Photoshop è molto versatile, però anche molto complicato, cioè molto complicato nel senso che è ricco di strumenti, di passaggi, di comandi, quindi cerchiamo di focalizzarci su quelli che sono gli strumenti e diciamo le dinamiche che ci interessano di più per la pittura. La prima parte parte con, dopo l'apertura appunto con l'ABC di Photoshop, con uno studio legato al bianco e nero, cioè nel senso che tutto quello che vedremo, inizieremo a fare delle volumetrie, a studiare le volumetrie degli oggetti semplici, quindi con un occhio di riguardo per le regole legate alla luce, quindi vera e propria teoria che poi applicheremo con il computer. Per illuminare oggetti bisogna sapere come funziona la luce, per illuminare oggetti semplici bisogna sapere come fare, per poi, diciamo, portare questo tipo di passaggio anche a solidi più complessi, come quelli che per esempio vanno a costituire il corpo umano. Quindi, ripeto, bianco e nero, si passa con, diciamo, dai solidi semplici a quelli un po' più elaborati, del corpo umano, anatomia, volto, faremo anche degli esercizi secondo me interessanti di riproduzione di ritratti di maestri classici, della pittura classica, proprio per far vedere come è possibile anche avvicinarsi a un risultato del genere per studiare l'anatomia, ma soprattutto anche per ottenere un risultato, un buon risultato, e poi, diciamo, questo ci traghetterà fino alla creazione di un personaggio che ci permetterà di esplorare un po' il mondo anche dello stile, perché verrà fatto magari in stili differenti. Ribadisco che lo scopo del corso, oltre al fatto di saper utilizzare Photoshop come strumento, è anche quello di non perdere di vista quello che è il proprio stile e cercare di prendere Photoshop e di adattarlo al proprio stile, ok? Quindi se vi piace uno stile non realistico ma cartoon, si può provare a definire un percorso che vi permetta di piegare, rendere più flessibile il programma per ottenere il risultato che volete. Quando faremo i personaggi faremo anche un ragionamento e un passaggio molto importante, perché capiremo la differenza tra disegnare con la line art e invece dipingere con le pennellate proprio digitali, perché c'è questo strano paradosso per cui noi facciamo un'azione che è quella di muovere il braccio, però poi vediamo, no, il risultato sul monitor, quindi non abbiamo la sensazione materica del risultato, però in realtà a noi interessa capire qual è la logica costruire e nel provare a dipingere proprio, e quindi questo passaggio dalla line art alla pittura stratificata con le pennellate, secondo me, è molto importante, e questa tecnica viene chiamata blending, ok? Ed è quella che ci permette di sfumare magari una tonalità con un'altra, o un colore con un altro. E ogni tanto vado avanti con le mie immagini, giusto per. La seconda parte invece prende in esame il colore, ed è un segmento importantissimo, perché il colore verrà studiato a livello teorico, come
faremmo se fossimo in un'accademia. Quindi è importante conoscere la teoria del colore, il cerchio cromatico, i contrasti, diciamo, proprio come funziona il fenomeno fisico del colore. E poi invece la seconda parte di questo secondo segmento è orientata prevalentemente a, diciamo, a capire come colorare con Photoshop, perché Photoshop ha la possibilità di ottenere diversi risultati in diversi modi, ma soprattutto di creare delle colorazioni diverse, dei viraggi magari veloci, e questo mi viene in mente parlando, è molto importante in un, diciamo, un mercato che diciamo sempre di più, non dico che sia orientato verso il digitale, però diciamo che un mercato fortemente in espansione, con progetti molto, che diciamo così, che vengono fatti di frequente, richiede anche delle tempistiche molto, certe volte molto improbe, e quindi questo, come dire, avendo il digitale a nostra disposizione, questo comunque è un valore aggiunto, perché insomma, riusciamo a sfruttare la versatilità di questo software per colorare, per cambiare colore, per capire quali sono poi le dinamiche dei livelli, dei metodi di diffusione, cose accennate anche dai miei colleghi poco fa. E la terza fase, diciamo, ci traghetta verso invece il paesaggio con tutte le sue regole legate alla composizione, per esempio, capire anche come funziona la profondità di campo, capire come funziona la prospettiva atmosferica, quindi paesaggio, diciamo, in senso classico del termine, come lo concepivano i paesaggisti una volta, vedendo anche le varie evoluzioni, andando a esplorare quelli che sono gli aspetti più interessanti, come, non so, la creazione di paesaggi con rocce, alberi, cose molto paesaggistiche a livello naturalistico, diciamo, per lo più. E questa fase poi ci porta a passare attraverso invece l'esplorazione del fantastico, con la creazione di creature, quindi con un po' di, insomma, di storie, anche di archetipi di creature, un po' di simbologia, ma soprattutto anche, insomma, per sommi capi, capire come si può dipingere una creatura, una propria creatura, e con tutta una serie di focus molto interessanti. Focus che mi sono dimenticato di aggiungere vengono in qualche maniera proposti anche nei segmenti precedenti. Quando parlavo del bianco e nero e dei personaggi, per esempio, non ho menzionato il fatto che possiamo lavorare con, non so, come metodi per creare i capelli, per creare il panneggio, tutte cose, ripeto, molto classiche, però affrontate col digitale. E la parte, diciamo, la terza parte, che in realtà, diciamo, comincia dalle creature e poi arriva fino alla fine, prevede che cosa? Un percorso che dà molto spazio all'aspetto lavorativo e a un'analisi di quello che è il settore e di come un illustratore, diciamo così, in erba può proporsi all'interno di questo mercato, che tipo di segmento cercare o verso quale segmento orientarsi, e soprattutto come proporsi in un mondo dove c'è effettivamente una sovraesposizione mediatica sempre maggiore, quindi con la possibilità di creare una propria vetrina digitale con varie piattaforme, con la promozione che si può fare tramite i social. Ahimè, pratiche, purtroppo, dico purtroppo perché una volta si faceva diversamente, però che comunque sono all'ordine del giorno, altrimenti si rischia di essere leggermente tagliati fuori dal mercato. Quindi capire come proporsi di fatto e come creare un proprio book digitale. E ovviamente tutto questo finirà con un progetto che va a chiudere l'anno di frequentazione, e però non posso ovviamente svelare di che progetto si tratta, in quanto verrà visto una volta iscritti al corso. Faccio vedere, visto che ho 2 minuti di tempo, mi sembra, al volo, la necessità e l'importanza di lavorare, almeno dal mio punto di vista, con la scala di grigio prima di passare al colore. Questo è una copertina di qualche anno fa, fatta tra l'altro con un altro insegnante per un progetto fatto con un altro insegnante della scuola Comics, Valentino Sergi, ed è il Necronomicon Gamebook, di cui ho curato la copertina e alcune immagini interne, e parte da una semplice line art matita che può essere fatta in digitale o addirittura scansionata, fatta manualmente, scansionata. Scusa, poi... Alberto, ma dovresti ricondividere lo schermo perché non c'è più, quindi... Dove eravate arrivati? Devi far vedere, come dire, le cose legate a Valentino e al progetto del Necronomico, ma devi di nuovo dare lo share... Sì, arrivo subito. No, ma a me dà che me lo sta condividendo.
No, purtroppo non riusciamo a vederlo. Allora facciamo così, se lo chiudi e lo riapri. Lo chiudo, esattamente, facile. Adesso lo ricondivido, facciamo tutto in super velocità e eccoci qui, dimmi se vedi. Vai. Aspetta un attimo, no, al momento non vedo nulla. A me dice stai condividendo l'intero schermo. Allora facciamo così, guarda, ho una soluzione. Tac. Facciamo share screen, vediamo. Anche se devo dire che mentre tu armeggi un pochino, devo dire che la tua, siamo arrivati alle 15:40, in realtà siamo chiusi, devo dire che è stata una... Eccolo qua, in realtà si vede, ma è stata, lo vedremo un'altra volta, Alberto, perché è stata comunque un'esposizione ultra esauriente, molto tecnica, dove hai spiegato davvero, anche se avessi avuto un'ora, sei stato assolutamente preciso e anche chi non ne sapeva nulla, credo abbia colto benissimo. Io ti ringrazio, eccolo qui, ma lo rivedremo magari in un'occasione, in un workshop o in un seminario a venire, comunque per chiunque volesse vederle, insomma il profilo di Alberto è visibile sia in Facebook che in Instagram, può vedere delle robe strepitose assolutamente. Troppo al buono. Di fuori della media ti è merito del digitale. esatto, ti saluto Alberto e speriamo di rivederci presto. Ciao. Assolutamente, saluti a tutti, buone vacanze pasquali circa e tante buone cose. Benissimo, e io do il benvenuto a Antonio Menin. Ciao Antonio. E anche ad Andrea Predari. Ciao Andrea. Ciao, Michico. Perfetto, benissimo, vedete l'importanza di avere la barba in questa scuola, non è una cosa secondaria, chi anche non l'ha è costretto a farsela crescere o a metterne una posticcia. Allora, meglio ogni tanto dobbiamo uscire. Non è la mia. No, esatto. Allora ragazzi, io diciamo che vi rubo solo 5 secondi perché questo di oggi, che è il corso di modellazione 3D, conclude, come dire, il trio di corsi annuali da un giorno alla settimana del venerdì. Noi poi proseguiremo dopo Antonio e Andrea con il corso di web design e sceneggiatura, che sono sempre corsi annuali ma con una frequenza di 2 giorni alla settimana. Ho chiuso, ci rivediamo fra 20 minuti. Al solito, se volete condividere, fatemi sapere, io sto qui in cabina. Ciao, a fra pochissimo. Ciao Stefano, ciao a tutti. Prendo un attimino, come d'accordo con Andrea, la parola per spiegare cosa faremo in questo corso, che semplicemente impareremo a scolpire personaggi, oggetti, background anche a livello 3D. Ma partiremo innanzitutto con un accenno a quello che è concetto di concept art e andremo a vedere di creare un personaggio che abbia delle determinate caratteristiche. Ora io farò vedere degli esempi tra brevissimo su come lavoriamo, cioè come impostiamo. Io mi dedicherò della prima parte, cioè quella di vedere un attimino il personaggio, cosa vogliono fare gli studenti che avranno massima libertà di decidere in quale tipo di personaggio vorranno cimentarsi e poi sarà la parte di Andrea che spiegherà tutta la parte più corposa, che è quella appunto della modellazione. Quindi faremo un accenno al concept art mio e un po' alla scultura. Per farla molto brevemente, adesso io ho preparato 2-3 video molto veloci che potranno esplicare molto meglio in base, anziché con le mie parole. Lavoreremo con Blender, è un programma open source, quindi è gratis, quindi non ci saranno, come dire, non ci dovranno sobbarcare la spesa per gli studenti di prendere software nuovi ed è veramente molto competitivo. Io vado subito, Stefano, a condividere il mio share screen. Eccolo qui. Spero si veda. E vado a far partire il primo video. Stefano, dammi solo l'ok se si vede tutto. Sì, direi che si vede perché... Sì, si vede benissimo. Se ogni tanto eventualmente vuoi fare qualche zoomata, perché chiaramente nella schermata intera molto si perde, quindi va bene.
Guarda, è una cosa più che altro tecnica. Qua ti vedremo come Blender avrà due forme di comandi all'inizio dell'anno, che è questa che è la Sculpt Mode e quella a cui sono passato adesso, che è la Object Mode, dove noi faremo molto semplicemente mettere delle sfere o dei cubi uno a fianco all'altro per creare una sorta di protoforma, una cosa in embrione del personaggio che andremo a fare. Ma nello stesso medesimo istante andremo a vedere le peculiarità della forma, cioè daremo un carattere al nostro personaggio, quindi in base al suo carattere avremo una forma, un corpo, ma anche un tipo di movimento. E a seconda del movimento che vorremmo dare, gli daremo una forma ben precisa. Non avremo limiti di rimanere fermi alla caratteristica umana, come se vedete qui io ho velocizzato, ma però alla fine andiamo a prendere degli elementi molto semplici e creare proprio un volume. Questo è uno dei primi esempi che andremo a vedere. Io ho creato qua in pochissimo tempo una sorta di umanoide, ma poi vedrete che non saremo legati assolutamente a quella che è la forma umana. Chiudo questo e passo direttamente al secondo, in cui andremo a vedere, chiudo un attimino questo, vedete che andremo a realizzare una sorta di, avendo fatto qui il tentacolo, andremo a prendere anche degli elementi col copia e incolla, a prendere per caratterizzare le dita, se vedete, e andremo a realizzare tutte le parti. Poi penseremo anche, vedete qui ancora tutto a livello molto semplice, non c'è ancora niente quasi di scultura, no? di modellazione, ma intanto andremo a rifinire questo elemento, perché andremo a vedere un attimino le forme base. Dopodiché sarà compito, ovviamente, vedete qui, uso anche lo stesso medesimo trucco del copia e incolla per creare, no, un oggetto che di fatto è simmetrico, e quindi piccole cose che possono sveltirci nello studio intanto delle forme iniziali. Poi, ovviamente, non verranno trascurate anche l'idea di voglio fare un determinato tipo di carattere di cattivo, e una volta che avremo realizzato il nostro personaggio, andremo a vedere, a passare alla palla d'Andrea. Eccolo qui, qua vedete come ho realizzato, sempre facendo l'inserimento di più o meno volumi, e poi vado passando in questo momento in Sculpt Mode, vedremo nel dettaglio tutti gli strumenti, e andremo a rifinire sempre di più, in modo da poter fare in modo di consegnare ad Andrea un lavoro pronto già alla retopology, all'unwrapping e tutte quelle cose che lui vi spiegherà. Sono sostanzialmente dei modelli molto semplici, ma dalla parte della semplicità poi potremo aggiungere di tutto e di più, tutte le texture, ma lì sarà Andrea poi vi spiega. Vedete, qui sto realizzando e ottimizzando un attimino le forme per fare questo insettoide. Vado un attimino, abbiamo quasi finito, e qui inizio a disegnare, proprio perché con Blender si può non solo fare un agglomerato di sfere, cubi, piani, ma anche disegnare. Abbiamo una marea, vedete quelli nella sinistra, tutta una serie di strumenti che ci permetteranno di levigare, di estrudere, di fare qualsiasi cosa. Vado ad aprire velocemente il mio Blender e vado a farvi vedere come alla parte sinistra avremo dei 8 comandi molto semplici. Con serie di comandi ancora più semplici andremo ad aggiungere le sfere e a posizionarle dove vogliamo, e avremo la possibilità, e qui adesso vi faccio vedere esattamente il nostro progetto finito, che se vedete è questo qui, dove abbiamo questo insettoide, che poi, questo potrebbe essere un esempio, potrebbe essere modificato. Quindi sono stato estremamente sintetico e molto veloce, tenendo presente, vi ripeto, Blender è totalmente gratuito, ma poi soprattutto lavoreremo anche un po' sul tipo di personaggio, vedremo anche cose dei lavori passati, anche cose, lavori di animatori, anche della Hanna-Barbera, che sono fondamentali per capire il modo di dare un carattere personaggio che si possa adattare a tutte le realtà produttive che possono essere molto molto utili. Io adesso passo, concludo la condivisione, passo la parola ad Andrea,
e che dovrà, vi parlerà di tutta la parte molto più estesa, molto più corposa. Io gli consegneremo a questo progetto e lui farà tutta la parte che vado a l'unwrapping, tutta la parte della topology, tutta la parte della testimonializzazione, per arrivare a prodotti che adesso vi farò vedere a che livello poi di soluzione. Ciao Andrea. Bene, io sono Andrea e con me farete la parte appunto più tecnica del corso. Adesso condivido il mio schermo. Stefano. Ok. Bene, qua abbiamo appunto la base della scultura che vi ha spiegato Antonio, per cui dalle forme base si va pian piano sempre di più a scolpire il personaggio, prima appunto con le forme e poi dopo nel dettaglio. Okay? Tutto questo non avrà bisogno di abilità pregresse, nel senso partiremo da zero sempre, partiremo dalla Da scultura un'idea di base. base, esattamente da Esatto. un'idea di base. Dopodiché andremo a fare una modellazione. La modellazione rispetto alla scultura è più tecnica. Mentre nella scultura andiamo con degli strumenti a modellare il personaggio come se fosse Creta, nella modellazione andiamo a modificarne praticamente quelle che sono le facce. Per cui, per esempio, se noi prendiamo un cubo, ogni oggetto 3D è composto da facce e noi possiamo andarla a tagliare a sture. Sì, il E così concetto via. Dopodiché, base è quello appunto delle forme poligonali, quindi è molto molto basilare. una volta che abbiamo imparato gli strumenti base, andremo a fare modelli sempre via via più complessi. Okay? Lasceremo da parte un attimo quello che è la scultura, il personaggio scolpito, e andremo a fare oggetti più diversi, fatti con appunto la modellazione, per cui come può essere delle spade, degli scrigni dettagliati, fino ad arrivare anche a animali. E una volta che avremo imparato tutto questo, saremo pronti poi per fare la retopology. Come vi ho detto prima, il personaggio e tutti gli oggetti 3D sono formati da facce, da linee e da punti. E nella scultura si creano molte, molte facce, per cui se noi andiamo a vedere un personaggio scolpito, avrà milioni di facce e sono troppe per animarle. Per esempio, tutte queste sono facce, tutti questi triangolini non sono altro che facce e sono troppe per animarli o per texturizzarli bene, cioè per colorarli bene. Per cui dovremmo fare la cosiddetta retopology, che è una seconda pelle, una specie di seconda pelle sulla scultura, che ora vi faccio vedere su questo video, dove noi andremo a prendere dei piani, delle facce, e andremo a ricoprire la forma della nostra scultura. Per cui pian piano ricopriremo tutto il nostro personaggio e ovviamente ogni parte del corpo avrà delle leggi da seguire, ok? Per cui, per esempio, le facce hanno un senso, per esempio qua nel quello che può essere il salta fuori faccia, eccola. Bene. Qua vedete che ci sono delle forme che dobbiamo seguire, ok? Per esempio questa è quella della bocca e questo insieme di facce crea un loop che serve appunto per muovere la bocca. Per cui vedremo in dettaglio tutte le leggi, tutti i loop da poter creare per animare al meglio il nostro personaggio poi. E dopodiché. Se posso inserirmi un attimo, praticamente dall'inizio alla fine noi andremo a imparare quello che è il modo giusto di lavorare per evitare di creare problemi, cioè per applicare poi il Esatto. movimento, le ossa e tutto quanto. Una volta fatta la retopology, una volta ricoperto il nostro personaggio con questi poligoni, andremo poi a fare l'unwrap. L'unwrap serve per mettere le texture in un secondo momento, per cui andremo in pratica a tagliare il nostro personaggio virtualmente
le linee rosse non sono altro che, non sono altro che tagli virtuali, e questi servono per appiattire il nostro personaggio. Immaginate come un mappamondo che non è altro che una sfera con una mappa sopra, no? Se noi appiattiamo il mappamondo su un foglio, non ci rimane altro che il disegno, cioè la mappa. La stessa cosa dobbiamo fare per il nostro personaggio e per tutti gli oggetti che creeremo insieme al personaggio. Per cui, una volta che faremo questa parte, saremo in grado di colorarlo tramite delle texture che non sono altro che immagini 2D. Qui faremo l'UV e dopodiché andremo a fare appunto le texture, per cui andremo a colorare il nostro personaggio. Utilizzeremo sia Blender che Substance Painter, così da avere due programmi differenti e due vie differenti per creare texture. Substance Painter è come Photoshop solo per le texture, fa solo quello, ma le fa in maniera veloce. E vedremo i pro e contro di entrambi i programmi. Qua, come potete vedere, sto creando materiali per il personaggio. Adesso vedete che ho fatto la gonnella da gladiatore al personaggio e gli sto dando le texture adatte, cioè il dettaglio del vestito. Poi, man mano, coloro e il resto del personaggio, e vedete che ci saranno varie texture da poter utilizzare, cioè quella del colore, quella che farà diventare più o meno metallico il nostro oggetto, quello che sarà più o meno trasparente oppure più o meno lucido, e poi ci sarà anche la texture delle normal. La texture delle normal non è altro che la texture che ci farà recuperare tutto il dettaglio che abbiamo fatto in scultura, per metterlo poi nell'oggetto più semplice, nell'oggetto con la retopology, quindi nella nostra creatura, insomma. Una volta texturizzato, ci metteremo all'interno delle ossa, qui faremo il rigging, che ci servirà per muoverlo, per cui faremo delle ossa più semplici rispetto a quelle del corpo umano, che vedremo solamente noi all'interno del personaggio, ma alla fine non si vedranno ovviamente, e ci serviranno appunto per poi creare una posa e poi animare il personaggio e farlo interagire con gli oggetti circostanti. Queste qua grigie che tu stai facendo vedere sono proprio le ossa, quelle che danno il volume, esattamente, che sono legate alla forma, perché se dovessi fare un Jabba the Hutt o un enorme serpentone, calcoleresti di conseguenza il tipo di ossa che andresti ad aggiungere. Esattamente, avrebbero delle ossa differenti. Queste qua sono ossa più umanoidi, diciamo. Infatti, se vado a vedere, le ossa delle gambe sono differenti rispetto a quelle umanoidi. E ovviamente qua è tutto molto più semplificato. E ci stiamo intervallando. Sì, quindi, esatto. L'idea del soggetto, una forma di base, la retopology, la nuova pelle, il colore, le texture e poi le ossa per il movimento. Giusto? Esattamente. Poi andremo a metterlo in posa. Qui prima faremo una posa, vedete che le ossa, a seconda di come le muovo, si sposta anche il personaggio. Adesso sto chiudendo un pugno, per esempio. E andremo sia a metterlo in posa che ad animarlo. Una volta messo in posa e animato, andremo a inserire le texture in Blender, per cui a colorarlo tramite dei nodi, che sono cose più tecniche, serviranno per fare effetti più dettagliati, e dopodiché imposteremo la telecamera e inizieremo a vedere come impostare la scena. Ovviamente il personaggio non sarà solamente su un pezzo di terreno, ma avrà un ambiente circostante a seconda del personaggio che avete scelto, dell'idea che vi siete fatti sul personaggio, del suo background. Per cui adesso vedete, sto settando le luci, che ci sono quattro tipi di luci in Blender che si possono utilizzare,
E la cosa bella è che si possono vedere e muovere in tempo reale, per cui adesso sto mettendo le luci in maniera tale da far vedere meglio il personaggio, e poi ci sarà il render finale, per cui faremo un'immagine finale statica, sto mettendo a posto l'ambientazione. Benissimo, io vi ricordo che ci manca qualche secondo prima di passare la parola al prossimo corso, non so se siete addirittura d'arrivo. Sì, devo far vedere un'animazione. Prego. Ok, per cui qua nel nostro personaggio andremo anche ad animarlo. Qui adesso si carica un attimo. Ecco qua, abbiamo un personaggio animato con le ossa, dove le luci si possono muovere, ok? Per cui in tempo reale vedete l'effetto. Bene, e oltre a questo, per cui il corso vi darà tutte le facoltà per creare personaggi e anche per stamparli e per metterli anche in un videogioco. Qui, per esempio, questa è una statuina di un personaggio stampato, che è la stessa che abbiamo visto prima. E questo è quanto. Benissimo, ragazzi. Io vi ringrazio, vi saluto. Vi auguro la miglior Pasqua possibile, visto il momento. Speriamo di rivederci presto a scuola. Un abbraccio e a prestissimo. Ciao, ciao ragazzi. Ciao, ciao Andrea. Ciao a tutti. Ciao Andrea. Perfetto. Ciao. E diamo il benvenuto a Simone Celi. Ciao Simone. Ciao, benvenuto Simone. Merita due parole perché fa parte di quel gruppo di insegnanti che fa parte dell'inizio di Scuola Comics Padova. Non siamo più in tantissimi ad essere di quel nucleo iniziale, ma sicuramente Simone fa parte di quel gruppo proprio che ha messo, come dire, le fondamenta a scuola. Simone, tu hai circa 18-19 minuti per illustrare il corso. Io ti lascio la parola e se dovessi fare un condividi schermo, sai che io sto in regia, ti ascolto e carico l'immagine. Beh, insomma, chiacchiero e nessun problema. Ti lascio la parola. Grazie, a dopo. Allora, ciao a tutti, ci vediamo abbastanza bene, sì. Allora, io sono Simone Celi e sono il docente coordinatore del corso di web design alla Scuola Internazionale di Comics. Il corso di web design, lo possiamo anche chiamare digital design, interaction design, mira a formare web designer o digital designer professionisti, quindi con tutto il percorso correlato per immagazzinare le informazioni che sono sempre di più e ogni anno sono sempre maggiori riguardo a questo enorme e in continua espansione del mondo del web. Quindi il corso unisce le specifiche e le capacità di chi deve essere un creativo, quindi quello che possiamo chiamare designer, che possiamo chiamare grafico, quindi la parte di UI, user interface, quindi capire qual è il grado di comunicazione al quale dobbiamo arrivare, quindi la comunicatività, vuol dire colori, font, e imparare la difficile arte di disegnare un'interfaccia utente che riesca a comunicare in maniera adeguata rispetto all'ambito in cui ci stiamo muovendo, servizi piuttosto che prodotti, nella maniera, diciamo, emotiva, corretta e giusta per quel contesto. Quindi c'è uno studio profondo di tutti quelli che sono algoritmi in continuo cambiamento, ecco, la parola algoritmo già ci porta verso l'informatica, meglio, di tutti quei percorsi emotivi di comprensione e di sensibilità che ci permettono di disegnare un'interfaccia che funzioni da un punto di vista visivo e che riesca a comunicare in maniera adeguata. Questa parte non è speculare o in più, bensì si va a integrare con quella che invece è la parte di coding, di code, di sviluppo vero e proprio, quindi la parte che si chiama UX, User Experience. Ed è tutta quella parte invece molto più nerd e apparentemente e in maniera erronea, non creativa, di saper codificare, quindi costruire un sito web dalle fondamenta. Quindi per i più avvezzi, io lo dico, per qualcuno è sempre
una lingua poco comprensibile per altri invece nelle corde, si studiano gli standard di coding di oggi, che da qualche anno sono gli stessi, ma sono mutevoli e cambieranno. Per questo, parentesi, negli anni il corso viene ovviamente continuamente aggiornato e viene ampliato, ma si studierà oggi e l'anno prossimo anche HTML, ovviamente 5, ma insomma HTML, CSS, quindi tutta la parte di stile grafico, di codifica grafica del mio HTML, e JavaScript. Questo percorso è quello che possiamo definire la professione del creativo che fa sviluppo, detta, come si deve dire, creative front-end developer. Quindi unisce due professioni apparentemente di due professionisti diversi in una unica, così come diciamo la direzione a livello internazionale da molti anni segna, ovvero una persona che abbia modo di essere comunicativamente forte, importante o comunque funzionale all'obiettivo, però che sia anche in grado in maniera autonoma di costruire il sito con le sue mani, quindi uno sviluppatore, che è il nome corretto per dire programmatore, però creativo. Quindi avere in mano un percorso completo per riuscire a coprire tutta la parte frontale di costruzione di un sito web. In questo ovviamente si parla di Photoshop e di Illustrator e si impara a usare entrambi i software bene, perché sono gli strumenti ancora oggi più richiesti nel mercato e dalle agenzie di comunicazione. Quindi dallo studio delle interfacce agli strumenti, ma bensì poi la cosa che ci interessa di più è come usarli per arrivare a creare le interfacce in maniera adeguata. E su questo poi ci si sposta nella parte appunto di codice, quella che diventa le stringhe di quelle cose complicate che in realtà vanno a rendere il sito reale. Altrimenti un bel file di Photoshop è molto bello, l'interfaccia è incredibilmente esaustiva, ma se non sono capace a trasporla in qualcosa di funzionale non sarà mai un sito web. Il lavoro del web designer va quindi a mischiare, va a integrare due parti che apparentemente per degli anni altri, io ormai lavoro da 22-23 anni in questo ambito, si pensava appartenessero a due persone diverse. In realtà il web designer deve riuscire a integrarle al meglio, quindi riuscendo a passare da una parte più visiva, ripeto, scelta colori, font, dimensioni e quant'altro sia veramente visivo, una parte di funzionalità. In questo ovviamente i discorsi che vengono affrontati sono molto ampi, perché poi chiaramente si parla di tutte le dinamiche di pubblicazione, di SEO, quindi ottimizzazione per i motori di ricerca, di animazione, quindi ogni anno integro dei software di animazione per avere delle capacità anche da un punto di vista di regia e di gestione di una piccola animazione che può diventare complessa per quanto riguarda banner o inserti nel sito web, e un profondo studio di tutto quel flusso di individuazione di quali sono gli obiettivi corretti, quindi un vademecum di da dove parto quando non so neanche di cosa sto parlando, perché chiaramente servizi e prodotti che possiamo intercettare nell'arco della nostra professione sono ampissimi, quindi da aziende o da realtà che fanno cose diversissime, quindi come posso muovermi e come posso comprendere quali sono i percorsi razionali più che meramente emotivi per riuscire a focalizzare, a localizzare qual è il goal mio, ma in realtà insomma del mio committente. Il corso ha delle scadenze molto precise, per cui chiaramente a fine anno c'è l'esame col voto, ma prima del voto c'è un avanzamento molto preciso per quanto riguarda consegne, step evolutivo di comprensione di un argomento e poi consegna, quindi da il puro disegno di un'interfaccia, dove moltissimo tempo viene usato per fare delle revisioni, e il mezzo online di questo periodo ha ampliato anche, diciamo, la comprensione, perché la revisione di un alunno diventa una revisione per tutti e quindi una crescita anche del lavoro degli altri, perché tramite le revisioni, dal mio punto di vista, si riesce a capire molto di più che parlare in maniera teorica di quali sono i buoni argomenti di un buon design per un sito web. Quindi
progetto, revisione, aggiustamenti, modifiche. E questo è un po' tutto l'iter che per tutto l'anno di web design viene seguito nei vari step, quindi da Photoshop, dove il primo periodo si mette a livello tutta la classe di un utilizzo funzionale e poi si comincia a stare sui progetti, quindi si portano case story reali. Spesso e volentieri porto progetti che ho avuto io in sviluppo per dare qualcosa di reale, o comunque aziende esistenti su cui fare restyling. Interfaccia, revisione, aggiustamenti, spiegazione di cosa è più funzionale e cosa è meno funzionale. Secondo esercizio, chiaramente sempre interfaccia, montaggio in HTML, CSS, ovvio dopo un periodo di istruzioni e di spiegazione su tutto il funzionamento di quello che è lo sviluppo HTML, quindi su quello che è il front-end. L'obiettivo finale ovviamente è riuscire a mettere online un sito web finito per quanto riguarda il mobile, quindi la funzionalità su tablet e su telefono, una pubblicazione online, quindi chiaramente man mano che si avvicina alla fine del corso si individua come comprare un sito web, come pubblicare un sito web, tutte quelle parole difficili e come funzionano le cose, quindi che cos'è la SEO, quindi l'ottimizzazione, cos'è un CMS, cosa c'è sul mercato. Quello che è importante del corso che da moltissimi anni ormai svolgo è che se da una parte c'è la formazione verticale su delle nozioni finite oggi, ma la cosa migliore che si può lasciare in un mondo che si evolve così velocemente come quello del web è la capacità di autoformarsi. Ogni anno dico la stessa cosa, quello che spiego quest'anno è assolutamente l'odierno, è lo standard, è l'attualità, ma non c'è nessuna garanzia né bene né male che fra 2 anni questo standard non sia cambiato, come da quando lavoro io, che sono 20 e passa anni, è cambiato più e più volte, da un punto di vista della grafica, da un punto di vista del codice, di tutto quello che è l'ambiente nerd di sviluppo e di programmazione. Quindi da una parte si esce molto formati su quello che è l'attuale, ma sicuramente la cosa più importante è che si sviluppa una capacità di andare in rete e cercare nuove informazioni e alla base ormai una comprensione profonda delle metodologie dà modo agli studenti di ampliare la loro conoscenza in maniera autodidattica. Chi non fa questo nel web a livello professionale chiaramente ha un margine molto, molto stretto, proprio perché il web corre così veloce che se non si impara a imparare da soli, finite quelle nozioni che sono magari attualissime oggi, nell'arco di un anno o di due si rischia di uscire fuori dal mercato. Il corso di web design funziona semplicemente perché con molta gioia so e sappiamo che moltissime agenzie di comunicazione di Padova e provincia hanno 1, se non 2 allievi che sono o attualmente ancora dentro in queste aziende o sono veicolati. Quindi c'è quasi un ricambio generazionale, siamo anche arrivati al fatto che un allievo più senior stia facendo il colloquio a un allievo junior che magari è uscito quest'anno dal corso. Faccio fare lavori di gruppo in maniera tale che ci possa essere uno scambio, cosa assolutamente essenziale da un punto di vista della creatività, dello scambio e dell'imparare a recepire informazioni, visioni e colorarsi o comunque mettersi in confronto con altri professionisti, che è la stessa cosa che dovremmo riuscire a fare quando ci si siederà in un'agenzia di comunicazione. Quindi quel tipo di scambio, quel tipo di dialogo, quel tipo di comunicazione la cerco di mettere già in campo. Non è un corso, diciamo, teorico e aleatorio, ma bensì di step in step. L'idea mia è sempre quella: quando gli allievi si siederanno in un'agenzia di comunicazione, tutte le cose che gli verranno chieste o indicate ne avranno comunque sentito parlare e sapranno già dove indirizzarsi, non verranno presi alla sprovvista. Il corso è complesso, sì. C'è tanta roba e ogni anno ce n'è un po' di più, semplicemente o banalmente perché ogni anno il mondo del web design si amplia. Lo vediamo che anche con la situazione in corso tutto quello che era comunicazione di altro tipo sta veicolando sempre maggiormente nel digitale.
Quindi ci sono più e-commerce, ci sono più siti web, c'è più bisogno di essere in questi mezzi che quello che stiamo usando anche adesso, quindi dell'online. E quindi ogni anno il corso è un po' più ampio dell'anno dopo. E ogni anno la mia idea iniziale viene sempre, diciamo, accresciuta da qualche tecnologia che in corso d'opera a mia volta scopro, perché magari esce oggi, io appena me la sono imparata la porto nel corso. Quindi ogni anno il corso ha una radice che è comune, ma ogni anno viene ampliato, viene modificato, proprio perché io, facendo una parte della mia professione è quella della docenza, ma un'altra parte molto importante, molto ampia, è quella del direttore creativo della mia agenzia, a mia volta ogni giorno sono messo nella condizione di imparare qualcosa. Quindi quando sto imparando qualcos'altro che è uscito, io automaticamente lo metto nel corso. Quindi il corso è aggiornato, diciamo, all'anno in corso, al mese in corso. Quindi anche adesso è uscito un nuovo software, nuove librerie, e quindi ho detto: ragazzi, aspetta un attimo che me lo imparo io e lo porto nel corso. Quindi il programma ha una radice comune e poi si va a conformare rispetto, diciamo, all'attualità. Cosa e con chi esce come professionista? O un creative front-end developer, appunto una persona che si occupa sia della parte grafica sia della parte di coding. Qualcuno, scoprendo poi cos'è il codice, ha fatto delle scelte di dire: la parte creativa non è la mia, però ha cominciato a fare il programmatore puro, quindi a occuparsi di codice in maniera molto forte. Qualcun altro si è scoperto un grafico, un creativo molto forte, più debole da un punto di vista della programmazione. Qualcun altro invece è riuscito a unire le due sponde, diciamo così. In ogni caso, quando mi siederò in un'agenzia di comunicazione, io avrò degli altri professionisti, colleghi, che faranno la parte integrante di cui non mi occupo. Un discorso è disegnare la grafica da un punto di vista del non sapere come funzionano le cose. L'altro invece è disegnare delle interfacce sapendo e avendo un buon bagaglio, anche se per scelta poi non vado a espandere negli anni, perché magari la programmazione non mi interessa, ma ho un buon bagaglio per riuscire a dialogare in maniera coerente e costruttiva con la parte speculare, quindi con il programmatore, con il developer, con colui che si occupa della costruzione. Dall'altra parte idem, chi è andato a fare il programmatore sa come funziona Photoshop e si può arrangiare anche per o disegnare delle interfacce, o tagliare delle immagini, o gestire altre parti. Quindi sia che uno scelga effettivamente di fare questa strada completa del creative front-end developer, o che scelga una delle due parti, è essenziale, e dal mio punto di vista non è diciamo accettabile professionalmente, essere completamente all'oscuro della parte che va a completare il mio lavoro. Il corso ovviamente due volte alla settimana, c'è la lezione, ci sono gli esercizi, diciamo, in classe, per la classe, dove io cerco di capire e di aggiustare chi non sta avendo più difficoltà o comunque ha bisogno di aiuto, e man mano si va agli step successivi. La domanda spesso che mi viene fatta è: quanto devo fare? Io non posso dare il limite a nessuno, perché se vuoi, detta in gergo, smacchinare, fare cose 18 ore al giorno, ovviamente diventerai bravo prima di chi ha chiaramente meno tempo di pratica, o si prende meno tempo di pratica. Da un punto di vista, seguire bene la lezione e seguire in maniera seria e disciplinata le consegne già mette nella condizione di arrivare al risultato. Ovviamente più tempo gli dedico, maggiore sarà il risultato e sarà facile arrivarci in maniera molto più forte. Non faccio i nomi delle aziende, ma insomma abbiamo impiegato con onore tantissimi ex allievi in realtà molto importanti, insomma siamo molto contenti, e assolutamente la funzionalità è sul risultato finale di quando si consegnano i progetti, quando finisce il corso, e poi proprio sulla capacità di integrarsi in maniera fattiva e costruttiva all'interno di altre agenzie. Stefano, dimmi quanto tempo ho, che io non ho il timing, e se ci sono domande tu... Non ti sento? Perfetto.
Niente, avevo escluso il microfono, ma sei in tempi praticamente perfetti, sei stato assolutamente esauriente, io direi che possiamo concludere. Io ribadisco anche il fatto che tu, oltre a essere l'insegnante, il coordinatore, in realtà il creatore del corso a Scuola Internazionale di Comics Padova, sei anche parte integrante del corpo docente del corso triennale di graphic design, dove al terzo anno ti occupi sempre della creazione di siti web, e anche se ovviamente in quell'occasione tu hai degli allievi che hanno avuto un biennio abbondante di formazione molto intensa, e quindi diciamo che da un punto di vista del gusto e del gusto, diciamo, estetico, come dire, li trovi ovviamente molto molto formati. Io ti ringrazio, ti auguro una buona Pasqua semireclusa come tocca a tutti, e speriamo di rivederci presto a scuola, e alla prossima. Ciao Simone. Buona Pasqua a tutti, grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Bene, noi eccoci con Francesco Matteuzzi. Ciao Francesco, benvenuto. Francesco, grazie. Conclude insieme a me la giornata di questo Open Day online con il corso annuale di sceneggiatura per fumetto. Diciamo che ti tolgo dall'impasse con le questioni tecniche che sono più noiose. È un corso annuale, quindi inizia a ottobre e finisce a giugno, con una frequenza di 2 giorni alla settimana. In realtà, poi Francesco ne parlerà in maniera più approfondita, ci sono anche delle cose che esulano dal fumetto molto interessanti, ma che sempre hanno a che fare con la narrazione per immagini, che spesso, insomma, fa sì che gli sceneggiatori possano, come dire, andare in vari campi per mettere su, come dire, il mensile che ci consente di vivere, per fortuna. E anche Francesco fa parte di quel gruppo di persone che fa, come dire, ha fatto la storia di Scuola Comics Padova, perché è con noi dall'inizio. Quindi oggi è una giornata in cui ho ribadito un po' questa cosa con alcuni di noi. Francesco, hai 20 minuti, ma tu non hai, diciamo, la mannaia del tempo, perché non c'è nessuno dopo di te, quindi se per caso avessi un minuto in più o un minuto in meno, io, se hai delle immagini da condividere, rimango in regia e... Sì, io guarda, in realtà mi aggancio subito a quello che hai detto tu. Cerco di condividere immediatamente una. Allora, vediamo se ci riesco. Intanto, eccola qua, dovrebbe arrivarvi a breve. La vedo, la vedo. Dicevi, appunto, parlavi di... La vedi, eccola qua. Parlavi appunto di fumetti e del fatto che gli autori di fumetti poi fanno un po' tutto, no? Ecco, io ho voluto cominciare, visto che insomma siamo solo inizio aprile, già ci hanno rotto le scatole con questa cosa dei 700 anni di Dante, ho voluto cominciare proprio da Dante, e proprio per insistere su questa cosa, perché alla fine del 1400 Sandro Botticelli ha fatto alcune illustrazioni per la Divina Commedia, che 500 anni prima, 400 anni prima, via, della nascita del fumetto moderno, erano in realtà già delle narrazioni a fumetti. Ora, io non so quanto dettaglio riuscite a vedere quest'immagine. Qui siamo, è un'illustrazione del 13° canto della Divina Commedia, Dante e Virgilio ripetuti più volte nella pagina che appunto attraversano le bolge dell'ottavo cerchio, con tanto di mimica dei personaggi, di espressioni dei personaggi, di singoli episodi. Cioè, appunto, vediamo all'inizio i due che iniziano questo percorso, poi Dante che rimane un po' indietro perché gli sembra di aver visto qualcuno all'interno di questa fossa, poi i due proseguono, c'è Virgilio che indica a Dante: ehi, guarda là che c'è Giasone che ci sta venendo intorno, e quindi un po' di chiacchiere con i vari dannati. Adesso la faccio molto in breve, insomma non voglio fare una lezione di storia dell'arte, quindi non abbiate paura, e fino a scendere poi lungo questi due ponti nella parte destra della pagina, e a uscire dall'immagine, proprio tagliati in questa sorta di piano americano più o meno, che appunto ce li fa proprio vedere uscire e andare altrove.
Quindi si può parlare di fumetto alla fine del 1400? Evidentemente sì, in realtà, vabbè, poi la storia del fumetto ci insegna che è da molto molto prima che si può iniziare a parlare di fumetto, però una riflessione interessante che mi viene da fare proprio partendo da qui è sul fatto che un'illustrazione da sola, un disegno da solo non fa un fumetto, non racconta una storia come la raccontano i fumetti, e che per fare fumetti c'è bisogno di una grandissima progettualità, cioè di capire in anticipo, prima della messa in pratica, prima del lavoro pratico ed effettivo, di capire prima in che modo organizzare tutto quanto, tutta quanta la pagina, chiamiamola così. E qua non è che Botticelli si è messo lì e ha iniziato a disegnare, poi chissà che cosa verrà fuori, ha fatto un vero lavoro di sceneggiatura. Perché sceneggiatura vuol dire proprio capire prima e decidere prima che cosa poi si dovrà andare a disegnare. Quindi, e questo vale poi per tutto quanto il lavoro, vale dall'inizio, da quando abbiamo le prime idee per una storia, e quindi dobbiamo in qualche modo strutturarla, decirne i passaggi essenziali. Vale in un momento intermedio, quando dobbiamo capire le singole scene, come si svolgono, quindi quale deve essere la dinamica, cosa faranno i personaggi. Poi vale nel piccolo della singola vignetta, quando dobbiamo decidere esattamente che cosa mostrare, come mostrarlo, in modo da comunicare quello che effettivamente vogliamo comunicare. Chi conosce i fumetti e la storia del fumetto, a vedere questa tavola del Botticelli sarà venuto in mente un autore molto più recente, ovvero Gianni De Luca, che 500 anni dopo ha realizzato qui vediamo una doppia pagina tratta da Romeo e Giulietta. Realizzata in realtà con la stessa filosofia di fondo, con mezzi più recenti, ovviamente con i balloon, per esempio, che nel 1400 non erano ancora ipotizzati, ma l'idea di fondo è la stessa, no? Mostrare su un unico ambiente i personaggi che si muovono e farli agire, appunto, farli recitare su uno sfondo comune. Per cui vediamo, a partire da sinistra, Giulietta che entra in scena insieme al conte Paride, che vorrebbe sposarla, che lo congeda, che va dal frate, poi escono dal portico, rientrano, vengono molto vicini a noi, dove c'è un'azione reale, c'è il frate che gli passa la fiata, quella del trucchetto, insomma, che Romeo e Giulietta usano e che, insomma, poi non è che gli va tanto bene alla fine, ma insomma abbiamo capito di cosa stiamo parlando, e poi si allontanano verso la fine. Quindi 500 anni di differenza, qui siamo nel 1976, per arrivare a un risultato tutto sommato molto simile, che parte dalle stesse basi. E anche qui, ovviamente, il lavoro di sceneggiatura, proprio mi verrebbe da dire. Qui in realtà in questa particolare opera, la storia della lavorazione è un po' particolare, perché la sceneggiatura era una sceneggiatura classica da fumetto, che poi il disegnatore Gianni De Luca ha riadattato in questo modo. Quindi si è preso sulle proprie spalle parte del lavoro di sceneggiatore per arrivare appunto a un effetto di questo tipo. Faccio vedere molto brevemente, questa è un'altra doppia pagina da un libro che ho scritto un po' di tempo fa, che Marco Sada invece ha disegnato, una doppia pagina, quindi il libro aperto con questa grande vignetta orizzontale, poi in basso, nelle due pagine, altre vignette appunto che seguono la prima. Noi apriamo un libro a fumetti, appunto ci troviamo questa immagine. Queste immagini, anche questa composizione, ci chiediamo, anzi, in realtà non ce lo chiediamo, noi leggiamo il fumetto e basta. Però, se andiamo a vedere che cosa c'è dietro, qual è il tipo di lavoro che è stato svolto, scopriamo che queste due pagine, in una fase precedente, avevano questo aspetto qua, ovvero l'aspetto di due fogli dattiloscritti,
che adesso vado a ingrandire un po' così per vedere un po' meglio come sono organizzati, due fogli dattiloscritti in cui tutto quello che noi abbiamo visto nelle due pagine disegnate è descritto a parole invece. E ecco appunto quello che dicevo prima, il lavoro di progettazione. Spesso capita con quelli che non sono avvezzi ai fumetti di sentir dire, insomma, capire che si crede che il fumetto nasca dal disegno, nasca proprio da qualcuno che si mette lì, che disegna delle cose e poi la storia in qualche modo viene fuori. È tutto al contrario in realtà. C'è una storia, si scrive la storia proprio in questa forma, per cui questa è la sceneggiatura di due pagine, quindi la pagina 1, la pagina 2, poi chiaramente la vignetta orizzontale che le occupa entrambe è descritta all'inizio tutto insieme. Per ogni singola vignetta è descritto quello che bisogna vedere, spesso addirittura anche l'inquadratura, e quindi se è una... sia presa da più lontano, da più vicino, o se ha una particolare inclinazione, insomma tutto quello che può essere importante da un punto di vista visivo, e poi i dialoghi che non erano ancora inseriti nell'immagine che abbiamo visto prima, ma che, come sappiamo bene, nei fumetti spesso invece ci sono. Quindi questo è il nostro lavoro di sceneggiatori di fumetti. Questa parte qua, in realtà, quella della sceneggiatura, è un po' l'ultima fase, se poi escludiamo ovviamente la parte in cui seguiamo il lavoro del disegnatore e gli diamo consigli e vediamo insieme le possibili soluzioni per illustrarla bene la storia. Questa della sceneggiatura appunto è l'ultima parte, perché il nostro lavoro consiste poi nell'idearla la storia, quindi nel deciderne gli sviluppi, nell'avere l'idea iniziale anche. Quindi nello scrivere il soggetto, quello che viene chiamato soggetto, che poi non è altro che la trama della storia descritta nei dettagli e che ci serve come linea guida per realizzare poi appunto questa sceneggiatura che consentirà poi al disegnatore effettivamente di realizzare il fumetto finito. Quindi progettazione, capire che cosa vogliamo raccontare con la nostra storia. Il percorso che io ho appena descritto è poi il percorso iniziale del corso. Si comincia cercando di capire quale può essere una buona idea per una storia e quale invece una cattiva idea, ma in realtà di cattive idee ce ne sono abbastanza poche, perché un'idea, se lavorata poi nel modo giusto, può comunque diventare una buona storia. Comunque si parte dal capire quale può essere una buona idea, si inizia a strutturarla, quindi a metterci altri elementi insieme, a contaminarla con altre cose, a vedere, a fare delle ipotesi su come potrebbe funzionare, sulla direzione in cui la storia potrebbe andare, creare quindi una struttura per questa storia, fino alla scrittura del soggetto e poi appunto alla scrittura della sceneggiatura. Quindi queste cose tecniche sono quelle che noi vediamo nella prima parte del nostro corso. E nella parte successiva del corso invece si vanno ad affrontare in realtà vari aspetti, si vanno ad affrontare le difficoltà dello scrivere le storie, quindi si lascia da parte un po' la teoria, che in realtà non si lascia mai da parte, ce la portiamo dietro, ma come materia centrale, per entrare più proprio nei discorsi narrativi, quindi nella regia, per esempio, nello studio delle situazioni, nel montaggio. C'è tutto un modulo dedicato all'umorismo, c'è un altro modulo dedicato invece alla multimedialità. Sempre più adesso si cercano più che delle storie singole, più che dei libri a fumetti singoli, si cercano delle storie che possano diventare anche altro, quindi che possano essere poi trasportate in linguaggi diversi. Per cui sì, facciamo la nostra pubblicazione a fumetti, ma poi non so, magari se ne può interessare il cinema di questa cosa, l'industria dei videogiochi o la televisione anche. In realtà in anni recenti abbiamo visto come cinema e televisione siano golosissimi di storie che vengono dai fumetti e quindi appunto andiamo anche a vedere questo tipo
di questo tipo di lavoro, questo tipo di approccio per riuscire a proporre uso il termine prodotti, è un termine che odio, però forse anche il termine tecnicamente più giusto per descrivere questa cosa. Quindi andiamo a proporre dei prodotti che abbiano queste caratteristiche, che quindi possano andare al di là della pagina disegnata e diventare un qualcosa di diverso. E quindi capire anche come creare dei personaggi che possano vivere di vita propria, ovviamente, che non siano soltanto delle funzioni narrative all'interno della storia, ma che abbiano una loro tridimensionalità e che alla fine della storia possano comunque continuare a vivere, e non intendo necessariamente nei sequel o in altre storie derivate, ma che comunque possano lasciare un segno nei lettori e poi in tutto quello che può venire dopo. Da questo punto di vista, forse vi stupirà vedere l'immagine che sto per mostrarvi adesso, perché i fumetti vengono usati anche in cose che non sono assolutamente narrative. Per esempio, c'è una grande azienda che produce mobili in Svezia che accompagna i propri mobili con, appunto, noi li compriamo smontati, all'interno c'è un Deplian con delle istruzioni di questo tipo, in cui noi vediamo i singoli pezzi, appunto nella prima immagine, i primi due pezzi di legno come devono essere uniti, poi se ne aggiunge un altro, e poi così sempre di più il nostro mobile si va completando e via fino ad arrivare ad avere il mobile finito. Vabbè, adesso anche un po' di cose superflue forse, fino ad arrivare ad avere il nostro mobile finito. Non ci racconta una storia, ovviamente, non è una sequenza che ci dà delle emozioni, ma è assolutamente una sequenza fumettistica, cioè realizzata con il linguaggio del fumetto, che prevede una serie di immagini in sequenza dal raffronto delle quali si crea la trama della nostra storia. Qua invece di una trama abbiamo un percorso di completamento di un oggetto, quindi diventa un manuale di istruzioni, ma il linguaggio è quello del fumetto, niente di più e niente di meno, ed è un linguaggio di cui siamo tutti molto lo vogliono, ecco, mettiamola così. È un linguaggio che le grandi aziende cercano adesso. In questo caso c'è un motivo ben preciso perché viene scelto un approccio di questo tipo. L'azienda di cui stiamo parlando è un'azienda che, vabbè, adesso no, l'avrete riconosciuta, ma insomma è un'azienda che è diffusa, non so se in tutto il mondo, ma insomma su vastissima scala. Un manuale di istruzioni di questo tipo consente di vendere esattamente la stessa confezione in tutti i paesi che vengono coperti dalla distribuzione, senza necessità di tradurle, per esempio. Ovunque nel mondo, chiunque è in grado di decifrare un manuale di istruzioni di questo tipo. Perché è immediato, non richiede appunto conoscenza della lingua e non richiede conoscenze aggiuntive rispetto al riconoscere quello che è illustrato all'interno dell'immagine. Quindi appunto non è una storia, lo ripeto una volta ulteriore, e quindi in realtà nel corso non è che impariamo a fare fumetti di questo tipo, anzi no, non ce ne occupiamo proprio, se non a livello di curiosità, di fumetti di questo tipo, però è giusto per dire quanto si tratta di un tipo di linguaggio che al di là dei fumetti dei Dicola, al di là delle graphic novel, al di là dell'utilizzo classico che noi conosciamo per il fumetto, venga richiesto e usato anche in ambiti in cui magari non ce l'aspettiamo proprio di trovarlo il fumetto. Quindi essere preparati a una cosa del genere non fa assolutamente male. Un sacco di aziende si affidano sempre di più a una comunicazione tramite i fumetti. Ora, io credo in realtà di essere
arrivato alla fine del tempo a disposizione. Vabbè, prima ho elencato i macro argomenti del corso, chiudo quell'argomento dicendo che la parte poi finale del corso sarà dedicata proprio ai progetti, e qui appunto lasciamo perdere i mobili da montare, si ritorna a parlare di progetti editoriali. E quindi alla costruzione come tesina di fine anno di un qualcosa, un progetto proprio, che sia mirato per il mercato reale. Quindi facciamo un'analisi delle cose che ci sono, delle case editrici che esistono nel particolare momento di cui si sta parlando, e quindi di anno in anno è una cosa che può cambiare, ovviamente. Case editrici ne nascono spesso, ne muoiono purtroppo, e quindi è sempre in divenire. Cerchiamo di vedere nel qui e ora quali sono le possibilità lavorative ed indirizzare appunto il lavoro, anche il lavoro scolastico, proprio in quella direzione, in modo da arrivare a una consapevolezza generale sia delle tecniche del lavoro, ma anche di com'è il mondo là fuori, quindi di quello che ci si aspetta da noi una volta che ci proponiamo a una casa editrice e arriviamo lì con la nostra idea, insomma, con la nostra storia. E chiudo, in realtà, Stefano, non so se sei già qua. Qui sì, sono insieme a te. Ah, ok, perfetto. Chiudo, abbiamo iniziato con la storia dell'arte, chiudo con un'altra cosa andando in tempi più recenti. Botticelli non sapeva di star facendo fumetti, Roy Lichtenstein negli anni 60 del secolo scorso addirittura arriva a prendere i fumetti più popolari, quelli da 10 centesimi che si compravano, che i ragazzini compravano, gli albi usa e getta fondamentalmente, per trasformarli in opere d'arte. Quindi il fumetto che siamo abituati a considerare come un qualcosa di poco importante diventa invece qualcosa di viene nobilitato dall'arte, che già una sessantina d'anni fa appunto ripropone, come Lichtenstein, come anche altri artisti della pop art, in forma di questo tipo. Mi piaceva chiudere in questo modo, proprio come facendo un cortocircuito tra Botticelli e Roy Lichtenstein, che probabilmente mi farà scomunicare da tutti tutti gli esperti d'arte. Ma guarda, aggiungo una cosa, perché l'ho acquistato di recente, devo dire con mia grandissima sorpresa, perché esiste in italiano, è edito da Eris Edizioni, Storia della Santa Russia, scritto e disegnato da Gustave Doré sotto forma di fumetto, e io non lo conoscevo, nonostante la mia, direi, dopo essere entrato nel mio oltre 52esimo anno di età, e stiamo parlando di un vero e proprio fumetto. Esiste addirittura una pagina che Doré come dire, immagina con le vignette come le conosciamo noi, e dove dice che è un pezzo di storia talmente palloso e noioso che ve le lascio vuote, così ve le riempite con quello che vi pare a voi. Devo dire che per chi non lo conoscesse, io lo consiglio, un volume assolutamente straordinario, 1854, sicuramente dopo Top Fair, però siamo a livello di grandi, grandi intuizioni. Io, prima di salutare Francesco e tutti voi, volevo ricordare che insieme a Francesco, che è il coordinatore, c'è un gruppo di persone come Luca Mazzocco, Alessandro Lise. Giusto. Poi, scusami, ricordami anche tu. Ci sono Davide Stefanato, Pietro Parolin, che sono gli insegnanti principali del corso, effettivamente colpa mia che non li ho citati, e poi in realtà vari ospiti, altre persone che hanno una o due lezioni che ci raccontano la loro esperienza nel loro mercato di riferimento. E quindi abbiamo... credo che un paio siano stati anche nostri ex allievi, e quindi che adesso lavorano con successo, se non erro, oppure sono stati ospiti negli anni passati. Pensavo per esempio a Mirko Perniola, che lavora in Bonelli e che farà una lezione dedicata proprio alla Bonelli, a Sara Pavan, che invece è espertissima di autoproduzioni, sa tutto, è un vulcano quella donna.
che invece parli proprio di autoproduzioni, mi riferivo a questo. Però sì, in effetti abbiamo anche poi degli ospiti che sono ex allievi del corso di sceneggiatura che hanno realizzato delle cose, hanno fatto delle pubblicazioni, un portale web che ospita delle storie a fumetti e che ospitiamo volentieri perché un po' perché raccontino la loro esperienza dopo la scuola e un po' anche perché capita che poi i ragazzi del corso vengano coinvolti in questi progetti esterni e quindi è un buon modo poi per creare continuità e per dare immediatamente una prospettiva e far capire che cosa vuol dire lavorare a qualcuno che sta ancora frequentando il corso. Perfetto, io ricordo che quindi il corso di sceneggiatura è non solo dedicato a chi ama scrivere, ma è anche, come dire, sicuramente un bel viatico per chi invece disegna solamente, ma vorrebbe saperne un po' di più, perché quando il disegnatore sa meglio come funziona una sceneggiatura, è anche più facile lavorare con uno sceneggiatore, così come viceversa anche chi si limita a scrivere, sapere qualche cosa appunto di disegno pratico, base, diciamo da quell'input in più. Io ringrazio Francesco, ringrazio tutte le persone che hanno passato la giornata con noi fra i corsi del mattino e di questo pomeriggio. Vi saluto dicendovi che comunque tutto quello che abbiamo mandato in onda oggi è visibile sul nostro canale, nella sezione video del canale Facebook di Scuola Internazionale di Comics, quindi lo potete trovare e rivedere quando e come vi piace. Grazie a tutti, buona giornata, un'ennesima buona Pasqua a tutti e speriamo di rivederci presto di persona. Ciao Francesco. Ciao Stefano. Ciao a tutti. Un arrivederci a tutti.